Che idea venire di sera al liceo? Non c'è un'anima, ma dovevo assolutamente recuperare i miei appunti nell'armadietto visto che domani c'è un compito in classe. Ok, è tutto molto strano. Wow, ma che succede? Wow! Ok. Oh cavolo, ma cos'è stato? E dove sono finita? A modi mia and me, quando si trasforma. Non mi dice niente questo posto. Secondo me sto sognando. Beh, grazie, sei in un cimitero. Cino Mimi! Complimenti per l'outfit. Censure a gogo. Ciao, wow, mi hai spaventata. Dai, non fare quella faccia. Benvenuta nell'episodio speciale Halloween. Un episodio speciale. Durante questo episodio i pass sono disattivati, immaginavo. Quindi gli spostamenti non ti costeranno niente, ma solo per questo episodio. Grande. Ci mancherebbe che Dolce Flirt mi faccia risparmiare dei soldi. Nota bene. Non incontrerai nessuno del liceo. Sarai in un paesaggio speciale Halloween e incontrerai anche un ragazzo un po' speciale. Ok, se esco con lui avrà un'influenza sugli altri ragazzi? Immagino di no. No, nessuna. È come se giocassi ad un altro gioco ma con lo stesso personaggio. Allora, buon divertimento. No, sì, come no? Se dico no? Per essere più chiara, questa parte è indipendente dalle altre. Ti evolvi in un altro universo, hai capito adesso? Sì, ho capito, non ho capito, puoi riprendere dall'inizio. No, no, ho capito. Non capivo cosa intendeva. Cioè, buon divertimento. No, ok, no. Dimenticavo, siccome spostarti non ti costa niente, non avrai neanche degli obiettivi per questo episodio. Gironzola dove vuoi e sbrigatela da sola, capito? Che bello! Buon gioco e in bocca al lupo. Comincia l'episodio speciale Halloween. Wow, ok. Che bello, senza gente intorno, senza Kim, senza Carla, senza Ambra, senza nessuno. Ok, allora. Sì, è decisamente un cimitero. Tomba in rovina? Che posto lugubre. E poi così tante tombe. Strano, le date di nascita sono tutte diverse, ma quelle di morte sono tutte tra il 1858 e il 1860. Mi chiedo cosa sia successo in quei 2 anni. Ok. Castello in rovina è dove ero prima, ok. Qui tutte le tombe hanno la stessa data. Certe sono in un pessimo stato, non riesco addirittura a leggere i nomi. Il castello dietro mi fa anche paura. Sembra. Il castello dietro mi fa anche paura, sembra inabitato da secoli, e beh. Ok. Tomba in rovina, stradina lugubre. Ok. Non sono mai stata in una foresta così sinistra. Non si sente volare una mosca. Lì alla fine c'è un passaggio, ma eviterò di andarci. Non so se la foresta è grande e non vorrei perdermi. Ok. Qui torniamo indietro. Che carino! Ehi, ciao! Wow! Ho avuto talmente tanta paura che sono caduta. Sì, lo sappiamo che sei goffarina. Oh, scusami, non volevo farti paura. Un pipistrello parlante. È Cino Mimi, è Cino Mimi. Ma che ci fai qui? Erano secoli che non vedevo qualcuno, ma io non ho capito se sto sognando.
Non si capisce niente. Ma che ci fai qui? Erano secoli che non vedevo qualcuno. A dire il vero non lo so, ero al liceo e mi sono ritrovata qui. Secoli? Che strano. Parlare con un pipistrello, questo è strano. Spero tu non sia troppo spaventata. Questo posto ha un trascorso lugubre e l'atmosfera è diventata molto pesante col trascorrere dei secoli. Immagino non sia rassicurante per te, ma certo, ci sono tombe ovunque e sono tutte in pessimo stato. Ma più che altro come fanno ad essere ancora lì se sono passati secoli? Era il 1858, credo, quando il villaggio fu colpito da un'epidemia. Essendo troppo isolato, nessuno venne a soccorrere gli abitanti che quindi morirono tutti. Nessuno sopravvisse. A parte te, evidentemente. Per questo tutte le tombe hanno la stessa data all'incirca, ok? Il villaggio è disabitato, non è un villaggio, santo cielo. Quindi nessuno può prendersi cura delle tombe, tranne me, ma con le mie piccole ali non posso fare granché. Ce ne sono troppe, sì, immagino. Di che cosa stiamo parlando? Solo una è in condizioni migliori delle altre, quella di Mary Magdalene, Mary Madalene, ok, Madeleine, ok, è un po' più lontana delle altre, in un angolo più calmo e inquietante al tempo stesso. Non puoi parlarmi di calma se siamo dentro un cimitero. Non ho visto niente del genere però, a meno che non sia un po' più all'interno della foresta, dove dovevo andare prima. Sì, è laggiù. Mary Madeleine è sepolta un po' più lontano, visto che all'epoca non c'era più posto al cimitero. Ah, pensavo che invece lei fosse più importante, tipo fosse la principessa del castello. Capisco, andrò a vedere da più vicino. Ok, che cosa stai facendo? Te ne vai già? Oh, se non sai cosa fare qui in giro, torna a trovarmi. Ok, grazie. Ho parlato con un pipistrello, è chiaro che sto sognando, sì, o hai mangiato qualcosa che ti ha fatto male. Io tornerei qui un attimo, no, non succede niente, ok? E quindi dobbiamo andare qua. Tomba isolata, esatto. Mary Madeleine. Ho camminato un po', come diceva il pipistrello. Non ci sono tombe qui. Ci inciampi sopra, immagino. Questa tomba è in buono stato, al contrario delle altre. La data del decesso è 1860. Come quelle di prima, no? Che triste, vero? Mi viene da piangere. Ogni volta che passo da qui. Wow, potresti smetterla di apparire così senza preavviso? Scusami, ma visto che volevi vedere la tomba di Mary, ti ho seguita. A proposito, come ti chiami? Non te l'ho neanche chiesto. Mi chiamo Lady. Io mi chiamo Blackie. La fantasia. Piacere di conoscerti. Non ti andrebbe di tornare al cimitero? Trovo questa tomba più triste delle altre, non mi piace restare qui. Perché? Chi è questa Mary? Che legame ha con te? Sì, va bene, anch'io mi sento triste guardando questa tomba, come se questa Mary fosse morta troppo presto. Ok. Più che altro perché la tomba è isolata dalle altre. Ok, quindi devo tornare al cimitero. Sai, la tomba di Mary Madeleine ha una lunga storia, davvero? Oh signore, vedi questo castello? Apparteneva a Dimitri. Eccolo, Dimitri, ti aspettavo. Il fidanzato di Mary Madeleine.
che un giorno si ammalò come tutti gli abitanti del villaggio. Dimitri andò in tutti i villaggi vicini per cercare di trovare il modo di salvarla. Ma sei detto che non... che eravate un paesino isolato e che non c'era nessuno? Ma la coerenza? Vabbè. Come tutti gli abitanti del villaggio. Dimitri andò in tutti i villaggi vicini per cercare di trovare il modo di salvarla. Fu allora che scoprì che solo trasformarla in vampiro l'avrebbe salvata, perché l'avrebbe resa immortale. Vampiro. Sì, ma non ha funzionato però. Se Mary è sottoterra, perdonami. Mary era troppo debole per viaggiare, quindi Dimitri partì solo con lo scopo di farsi mordere da un vampiro per poi... Oh ragazzi, i vampiri! Per poi trasformare la sua amata. Purtroppo tornò troppo tardi al villaggio, immaginavo. Quindi è rimasto trasformato solo lui e la fidanzata è morta e non ha potuto salvarla, ok? Sta davvero parlando di vampiri. Pur avendo resistito alla malattia più degli altri, morì. Se solo Dimitri fosse arrivato un solo giorno prima, Mary sarebbe ancora viva. È davvero una storia triste. Sì, Romeo e Giulietta, Tristano e Isotta, insomma. Mi stai dicendo che un vampiro vive da queste parti? Eh sì, contempla la sua amata. Come nelle migliori storie di Scooby-Doo. Sì, ma non è cattivo. È che sta passando un momento difficile. Immagino stia passando dei secoli difficili. Perché non vai a trovarlo? Dovresti trovarlo sulla tomba della sua amata. Ma se ci sono andata prima e non c'era nessuno? Ma io non sto capendo. No, preferisco di no. Ho paura che mi mangi. Cosa? Da quando i vampiri mangiano le persone? Ma certo che no, ma certo che no. Se era innamorato di un'umana, vuol dire che non fa del male agli umani. No, veramente lui era umano. Ma la coerenza. Vai da lui, gli farà piacere vedere qualcuno. È solo da tanto tempo. Se proprio insisti, e dove posso trovarlo? In ogni modo è un sogno. Allora prima o poi mi sveglierò. Non si allontana quasi mai dalla tomba, tranne per andare a cercarsi del cibo. Quindi non si nutre di sangue, evidentemente. Credo che poco fa fosse andato appunto a caccia, ma adesso dovremmo trovarlo. Sperando che abbia mangiato abbastanza. Ma Rina, dove vivi? Oh! Forse si è trattato di un'epidemia. Forse si è trattato di un'epidemia che ha sterminato il villaggio intero. Chissà di che malattia si tratta. Ma questa cosa l'abbiamo detta mezz'ora fa. Cosa c'entra l'epidemia? Forse si è trattato di un'epidemia che ha sterminato il villaggio... ok. Forse si è trattato di un'epidemia che ha sterminato il villaggio intero. Chissà di che malattia si tratta. Non ha rilevanza, ma soprattutto perché vedere la tomba di questa Mary mi ha reso così triste? Per la sua storia? Questa cosa l'abbiamo detta mezz'ora fa. Non c'è nessuno, tornerò da Blacky. Attenzione! Cosa ci fai qui? Eccoti! Eccoti! Dicevo prima che lo aspettavo perché... lui è apparso, mi è apparso nel primo episodio di Dolce Flirt, non so se vi ho tagliato questa parte, ma lui è apparso non nel primo episodio, ma nel prologo, quando c'era Cino Mimi che mi spiegava dove andare, gli spostamenti, eccetera, eccetera. Ed è apparso lui e non capivo cosa c'entrasse. E quindi poi ho scoperto che faceva parte
degli episodi speciali di Halloween, evidentemente, e quindi ero molto curiosa di incontrarlo e di capire che cosa ci facesse qui. Comunque, cosa ci fai qui? E chi è lui? Da dove arriva? Non ho sentito il minimo rumore. Sei sveglia però, eh? Ti ho fatto una domanda. Non lo so, a dire il vero, sono arrivata qui senza volerlo e Blackie mi ha detto che se volevo potevo tornare qui. E come ti chiami? Mi chiamo Lady. Ha l'aria così calma, eppure mi fa davvero paura. Ah, ok, è proprio Nicolae di Is It Love, ok. Mi chiamo Dimitri, piacere. Un'altra versione di Lisandro, ci piace. Qual è il tuo gruppo sanguigno? Stai scherzando! Non lo so e perché vuoi saperlo? Non do questo tipo di informazioni a chi capita. No, infatti, parlerò solo in presenza del mio avvocato. Ma devo veramente rispondere a questa domanda? Qual è il tuo gruppo sanguigno? E perché vuoi saperlo? Penso che tu abbia un buon odore. Oddio! Ma sta parlando del mio sangue. Io penso che adesso si trasformi in una bestia con gli occhi rossi. Venendo qui ho sentito un odore insolito. Ma non è la prima volta che vieni nei pressi della tomba, vero? Chiedo scusa, non pensavo di disturbare. Se non tocchi niente, non ci sono problemi. Le avrebbe fatto piacere ricevere visite. Guarda la tomba con aria malinconica. Ah. Ma mi dica, lei è davvero un vampiro? Come, scusi? Cosa? Voglio dire, un vampiro vero di quelli che brillano al sole. Un vampiro vero di quelli che bevono il sangue, di quelli che hanno paura dell'aglio. Per cortesia, per cortesia. Di quelli che bevono il sangue. Voglio dire, un vampiro vero di quelli che bevono il sangue è la più normale. Ti spaventerebbe? No, ho solamente 20 litri di sangue nel mio corpo, figurati. Vabbè, un po' non è rassicurante avere un vampiro davanti. Ma che poi parliamo come se fosse tutto normale, cioè niente è normale. Assolutamente sì, ho visto tanti film sui vampiri e sì, sono terribili, no per niente. Non è che mi annoio, ma preferisco andare. Oh, povera me. No per niente, non è che mi annoio, ma preferisco andare. Assolutamente sì, ho visto tanti film sui vampiri e sì, sono terribili. Vabbè, un po', non è rassicurante avere un vampiro davanti. Facciamo quelle più normali, forse no. Un mostro. Se non vuoi che lo diventi davvero, ti consiglio di non continuare su questo tono. Ok, va bene, non ti arrabbiare, per favore. Io non sto capendo assolutamente niente. Se ci tieni tanto a saperlo, sì, sono davvero un vampiro, l'unico rimasto da queste parti. Promisi alla mia fidanzata di non fare mai del male agli esseri umani e ancora oggi mantengo la promessa, mi nutro solo del sangue degli animali della foresta. No, non devi, non si fa! Uff, non è cattivo allora. No, uccide solamente i conigli e i cerbiatti, complimenti, che brava persona. Uff, non è cattivo allora. La tua compagna? Chi era? Mary Madeleine? La ragazza sepolta qui? Sì. Sì, le somigli parecchio. Catherine! Elena e Catherine! Oddio! Guarda di nuovo la tomba in maniera malinconica. Potresti lasciarmi solo? Non mi sento molto bene. Certo, certo, è stato un piacere conoscerti. Ma come, sei da solo da secoli? Ma vabbè. Certo, certo, è stato un piacere conoscerti. Così? Va bene. Chissà cosa aveva che non va.
Forse parlare della sua compagna lo ha reso triste, o forse c'è altro. Ha detto che gli assomiglio. Forse dovrei chiedere a Blacky se posso fare qualcosa per Dimitri. Missione. Batman, dove sei? Eccoti. Allora, l'hai visto il vampiro? Sì, all'inizio mi sono spaventata, ma ho visto che non ha l'aria così cattiva. Te l'avevo detto, ma non aveva l'aria tanto in forma. Ti rendi conto che stiamo parlando di un vampiro, una persona morta, vero? Forse perché ha fame. No! Ho appena capito come andrà a finire la storia, ragazzi. Oddio! Forse perché ha fame, non mangia abbastanza, si nutre solo di sangue animale e non è facile trovarne qui in giro. Cominciamo dal tuo, vediamo che succede. Vorrei poter fare qualcosa. Potresti prendere un animale per poi darglielo? Non so se sono capace. L'importante è provarci. Devo prendere un animale, spero che quelli della foresta non facciano troppa paura. No, io mi rifiuto! Ma no, no! Oddio, questo è un gufo! Ah, così? Li prendo così e me li metto in tasca? Vediamo se qui c'è scritto... Ah, è un gatto! Mi sono presa un gatto e me lo sono messa in tasca, va bene. E quindi ho già fatto. Ho trovato un gatto. Chissà se andrà bene. No, ma stiamo... No, vabbè. Ho trovato un gatto. Chissà se andrà bene. Anche se mi dispiace davvero tanto per il gatto, è così dolce. E poi si è fatto prendere senza protestare. Evidentemente voleva le coccole, ma è stato ingannato. Quindi devo tornare qui? Ecco, Dimitri è vicino alla tomba. Oh cielo. Gli darò il gatto in fondo, è per una giusta causa, lasciare andare il gatto. Allora, non so se da questa scelta dipende lo sblocco dell'illustrazione, ma io lo lascio andare, assolutamente. Gli darò il gatto in fondo, è per una giusta causa, lasciare andare il gatto. È contro i miei principi, ragazzi, non si fa, non si prendono i gatti in giro per... cioè, non lo so. Non posso farlo, povero gattino, è così carino. Lasciare andare il gatto, ok. Ho avuto paura che mi portassi quel gatto per mangiarlo. Mi hai vista? Posso fiutare il sangue umano a chilometri di distanza, figurati poco lontano da me. Volevo aiutarti, ma non ce l'ho fatta, perdonami. Oh cielo! Ad ogni modo, non è abbastanza nutriente. Ma apprezzo molto il gesto, vuol dire che hai un buon cuore. Grazie e ancora scusa. Per favore, non vorrei ripetermi, ma potresti andartene. Ho promesso di non attaccare gli umani e non vorrei cominciare con te perché hai un così buon odore. Ok, me ne vado. Oh!